se tuo Dio potesse fare piovere i soldi, forse se tu vai a pescarli li trovi, Non aspettate che ti piovano in testa gli strateri. Gli strateri sono in bocca ai pesci. Bisogna stare attenti, perché non è che dobbiamo ancora, come il popolo di Israele nel deserto, aspettava che piovesse la manna, no? Perché la manna dal cielo non viene più. La manna dal cielo non viene più. È già venuta, in persona, in carne. È Gesù. Lui ha detto, io sono il pane dal cielo. Io sono il pane dal cielo. E lui che doveva venire. Adesso lui può solo tornare. Però la manna non pioverà più. Quindi le regole sono cambiate. La manna è scesa per i figli di Israele. Quindi Dio ha benedetto Israele sempre, anche nel deserto, dove non potevano mangiare, non potevano cacciare, non potevano vivere. Però Dio li ha preservati 40 anni e loro non si sono ammalati. Sono morti solo quelli che hanno disubbidito, quelli che non hanno creduto. Chi non crede muore. Chi non crede muore. E addirittura il falso profeta è morto 2 volte, abbiamo visto qua. 2 volte è morto, perché la morte non è una volta sola, è 2 volte. C'è la prima morte quando muore il fisico, ma c'è una seconda morte, che è quella eterna, la morte eterna, la seconda morte. E quando noi siamo fuori dalla presenza di Dio, siamo morti. Siamo morti ora e dopo. E ancora doppiamente dopo, perché non torneremo più, non ci sarà più un secondo piano, un piano B per la salvezza, un piano A. È stato quello di mandare il figlio Gesù, è solo quello, non ci sono altri piani. Chi ha mancato Gesù è fuori dalla salvezza.